Ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Sto un attimo preparando la colazione. Mi sto preparando un buon cappuccino con la mia Dolce Gusto. Le capsule della Kimbo. All'interno escono due capsule, una per il latte e un'altra per il caffè. Vi posso assicurare che è veramente buonissimo. Io l'abbino con le gocciole. Oggi ci tenevo a parlare con voi della pulizia della mia folletto, soprattutto la pulizia del filtro, cioè di dove aspira la polvere. Vi farò vedere oggi come pulirla in modo corretto e avere sempre l'aspirapolvere in buone condizioni. Ragazze, eccoci qua. Allora, adesso vi faccio vedere. Io vi ho messo l'aspirapolvere a terra così riuscite a vedere il video. Allora, andate a separare questo, c'è il pulsantino, vedete, guardate, c'è la sporcizia che esce ancora, guardate qua che schifo. Va bene, questa qua dopo sistemiamo il sacchetto. Andiamo a girare la nostra folletto, c'è un pulsantino qui, lo andiamo a premere e andiamo a rimuovere questo e ci andiamo in bagno a pulirlo con una spazzolina e andiamo a lavare il pezzo sottostante, cioè questo qui, vedete che c'è sotto. Ragazze, eccoci in bagno. Allora, andiamo a pulire un pezzo alla volta. Io ho preso questa spazzola vecchia che comprai molto tempo fa da IKEA e vado prima a pulire un pezzo alla volta. Andiamo a pulire prima il pezzo sottostante. Ci occorrerà uno sgrassatore universale. Io vi faccio vedere questo qua della Cif, che mi trovo abbastanza bene e lo utilizzo veramente per tante cose. Questo principalmente nasce per pulire la cucina, però io lo utilizzo in tante altre cose perché rimuove grasso ostinato, cioè sgrassa proprio, è veramente potente. È la nuova linea Cif. Lo potete trovare sulla mia vetrina di Amazon, sotto nella biografia del video ci sono tutti i link di tutti i miei prodotti, cioè della mia Dolce Gusto, della mia macchinetta del caffè, del mio montalatte e soprattutto i prodotti che sono sulla mia vetrina di Amazon, che potete acquistare anche voi, che io sono veneramente innamorata. Vado a spruzzare lo sgrassatore sopra al pezzo della folletto. Una volta spruzzato, vado ad armarmi con la mia spazzolina e vado a sgrassare la parte interessata e vado a rimuovere la sporcizia che c'è all'interno, cioè soprastante al pezzo di aspirazione. Vedete? Con la spazzola subito facciamo. Andiamo a fare lo stesso procedimento anche sotto. Vado ad aprire l'acqua, vado a risciacquare il tutto. Aspettate, fatemi un attimo abbassare perché era molto potente. Aspetta, scusatemi, è caduto il pezzo della Tinico perché stamattina nelle storie di Instagram ho anche pulito la Tinico. Quindi se vi fa piacere seguitemi su Instagram, qui vi rimango la mia pagina. Ecco qua ragazzi, come potete vedere in pochi secondi abbiamo rimosso tutta la sporcizia che c'è all'interno di queste fessure verdi. Poi ovviamente ci andate a ripassare la spazzolina, dove vedete che ce n'è ancora un altro po', risciacquate bene il tutto e lasciamo ad asciugare un attimo da parte. Ecco qua, vedete? Come nuovo. Adesso procediamo a lavare l'altro pezzo. Ed ecco qua il pezzo, ovviamente il mio pezzo più che altro a polvere, perché lo utilizzo comunque tutti i giorni. Vado a sempre a sgrassare con il mio sgrassatore della Cif, lo vado a spruzzare sopra, sotto e provvedo anche a spruzzarla all'interno, ma vi faccio vedere, aspettate un secondo, fatemi usare un attimo questa spazzolina, ecco qua, all'interno qui, che io adesso vado a fargli fare un giro d'acqua tiepida, non troppo calda ma tiepida. Ecco qua, che mi va a pulire tutto il canale internamente.
l'acqua, come vedete, fuoriesce sotto. Ok, una volta fatto questo procedimento andiamo a prendere, aspettate una spazzata, una spugnetta abrasiva. Adesso me la vado a procurare subito, un attimo solo perché non ricordo dove l'ho messa. Un attimo solo, ah, ecco qua, c'è anche questa della Vileda che va più che bene. Ragazzi, io sono innamorata di queste, io le utilizzo per la cucina e per tanti altri usi, le adoro. La andiamo a bagnare un po' e andiamo a delicatamente a pulire, perché alla fine è solo un po' di polvere che c'è sopra, e la andiamo a pulire anche sotto, soprattutto le ruote che si sporcano molto frequentemente. E poi vado semplicemente a risciacquare. Lasciamo asciugare i pezzi in una vasca da bagno, in un lavandino, dove preferite, per un po' di tempo, ok? Perché si devono asciugare bene. Una volta asciugati bene, li andiamo poi a rimontare sulla nostra folletto. Un attimo solo, adesso io vado a sciacquare e li ripongo, li rimetto qui nel lavandino e li lascio. Se lasciate asciugare i pezzi, qui ci sono anche i pezzi dei latinico. Se volete un video per quanto riguarda latinico, me lo fate sapere nei commenti. Ecco qui il nostro pezzo della folletto che è lavato, pulito, sgrassato, rimesso al suo posto. Beh, in questo video non esige una pulizia della folletto, però vi posso suggerire che se la vostra folletto ha dei segni di usura, per pulirla vi segnalo la gomma magica. Eccola qui, ve la sto mettendo qui in sovraimpressione, che la troverete nella mia vetrina di Amazon. E intanto vi suggerisco anche, al momento io non le metto perché a me non mi servono, le perline profumate. Vi consiglio di prendere queste qui della Lenor, risveglio primaverile, che sono veramente molto potenti e soprattutto, scusatemi, tanto profumate per la vostra folletto, che vi durerà tutto il tempo che avrete il sacchetto all'interno. Intanto anche le perline le potete trovare nella mia lista. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciatemi un mi piace per supportarmi e fatemi sapere se volete vedere altri video. Vi mando un bacione e grazie a tutte per aver seguito il mio video.